Buongiorno a tutti e a tutte da maestra Claudia e dalla redazione Eco Reporters di Tissi. Oggi ci occupiamo di raccolta differenziata. I nostri inviati hanno indagato tra le abitudini dei cittadini e delle cittadine di Tissi per capire se ci siano difficoltà nella differenziazione o altre problematiche legate al sistema di raccolta dei rifiuti. Vediamo il servizio realizzato dalla classe quinta. Buongiorno. Buongiorno. Lei è? Angela. Quanti anni ha? 64. Lei riesce a differenziare correttamente i rifiuti in casa sua o ha qualche difficoltà? No, io lo faccio volentieri e lo faccio anche bene. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Stefano. Quanti anni ha? 34. Lei riesce a differenziare correttamente i rifiuti in casa sua o ha qualche difficoltà? No, riesco bene, è una cosa anche giusta e penso che sia una cosa buona. Buongiorno. Buongiorno. E lei è? Pietrino Sanna. Età? 83. Cambierebbe qualcosa in sistema di raccolta? No, io non cambio perché lo sto facendo giusto. No, è abbastanza ordinata, sono bravi quelli che la fanno. Cambierebbe qualcosa nel sistema di raccolta? No, diciamo che va tutto quanto bene, penso che sia una cosa fatta in maniera giusta. Come si chiama? Mi chiamo Salvatore Cocasano. Quanti anni ha? 84. Ai suoi tempi come veniva smaltita la spazzatura? Dove si metteva? Mettevamo in cortile, avevamo un mondezzaio, diciamo, no? C'era gente che la portava in campagna, avevano i carretti dell'asino, eccetera, e la portavano in campagna, no? Quando, al letame. Quando ero più giovane passava un camion. E dove la mettevate? Come facevate? Nella porta. Passava il camion e la portava via tutta spazzatura, tutto. C'erano delle discariche, noi a Tissi avevamo la nostra discarica e qualche volta gli davano anche fuoco ed era inquinante. Dove buttava gli avanzi di cibo? In campagna. Certo che era diversa la spazzatura ai tempi, di certo non c'era la plastica e le cose che abbiamo adesso. Come venivano imballati i cibi, ad esempio il latte, il burro, la carne? La carne con un catastraccio, diciamo. Il latte andavamo ai pastori con il recipiente, c'erano dei secchielli, no? Da litro, da 2 litri. Te lo misuravano e adesso buttava con il recipiente e poi te lo portavi a casa. Era tutto sfuso, si comprava la ricotta direttamente dal recipiente, si comprava il latte direttamente dal pastore, era così quando ero bambina. Quindi c'era meno spazzatura? Sì, carta, meno plastica, niente. Quando ero piccola io poi hanno inventato la plastica che ha rovinato il mondo. Come si trova a fare la raccolta differenziata? Benissimo, benissimo. A casa la fa mio marito. No, la facciamo bene, non abbiamo avuto problemi, l'umido. Avevamo prima un cane, quindi umido ne riciclavamo poco, perché il cibo lo davamo al cane. Però oggi facciamo la raccolta differenziata. Come si trova a fare la raccolta differenziata? Ma io benissimo, perché io da molto faccio la raccolta differenziata anche quando non era obbligatorio, proprio per abituarci. E comunque se la facciamo bene tutti risolviamo qualcosa. Il fatto è che non tutti la facciamo bene, non tutti vogliono capirlo, che differenziare e riciclare il materiale serve al mondo, serve soprattutto ai giovani e ai bambini che diventeranno grandi. Speriamo che questa sensibilità arrivi a tutti. Secondo lei è una cosa utile fare la raccolta? Sì, secondo me sì. Perché comunque intanto bisogna pensare ai bambini, al futuro. E poi l'altro giorno ho comprato qualcosa e c'era scritto, dice, questo è fatto con plastica riciclata. Anche la carta, vedo che nelle banche viene usata la carta riciclata, quindi c'è un uso. Perché è importante fare la raccolta differenziata? Quello non te lo so dire, perché... Ok, grazie. Cosa importante sì, perché non si può più buttarlo in strada o in campagna. Quindi. Ma perché è importante fare la raccolta differenziata? Perché in qualche modo riusciamo a diciamo selezionare i vari tipi di materiali per poterli poi riciclare, no? Giusto? Lei mette in atto comportamenti ecologici per produrre meno rifiuti in casa sua? Se possibile sì, perché se io posso riutilizzare un pezzo di carta che magari non ho sporcato, ad esempio, lo riutilizzo. Quando lei era giovane, come smaltiva i rifiuti? In effetti, se mi ci fai pensare, non c'era questo modo di pensare. Forse potevo pensare, ad esempio, magari ecco la carta, ad esempio, la carta, mi ricordo, io disegno. Facevo il disegno da una parte all'altra, non utilizzavo solo una facciata del foglio, ma tutte e due. Questa è un'idea. Com'è stata la sua educazione riguardo allo spreco? Spreco alimentare è importante, sì, i miei genitori mi hanno sempre detto di non sprecare le roba da mangiare, di finire quello che ho nel piatto, o magari che se non avevo fame di non mettermi troppo da mangiare per poi appunto lasciarlo. Nella sua famiglia quale tipo di spazzatura si produceva quando lei era giovane? Carta, plastica, vetro, come se però tutto quanto era insieme.